Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale, io sono Erika. Prima di iniziare, per supportarmi e per non perdervi i prossimi video, iscrivetevi al canale e lasciate un piccolo like. Mi trovate anche su Instagram e mi chiamo Red Eric. Iniziamo! In realtà questa intro e pure l'outro l'ho fatta dopo di aver sistemato tutti i trucchi, perché oggi vado a sistemare i trucchi e a selezionare quelli che voglio tenere, quelli da regalare e quelli che magari devo finire. Mi sono truccata con i trucchi che vedrete che devo finire e l'unica cosa, penso di dar via anche il gel per le sopracciglia perché è quello colorato ed è troppo scuro per me, cioè io non ho le sopracciglia così scure, ma ce le ho bionde, bionde, bionde. E questo. Vi lascio al video. Come potete vedere, ho posizionato tutti i miei trucchi sul letto e sono tutti quelli che ho, a meno che non abbia altri, ma me ne sono dimenticata. Comunque, e ho messo anche, questo è il mio letto, e ho messo una protezione sul letto, anche se sembra il lenzuolo, perché il mio lenzuolo è bianco, e invece no, è una protezione, è tipo una tovaglietta, e idem per quella, l'ho messa perché non lo so. Ciò che voglio andare. Grazie per i lavori. Ciò che voglio andare a fare ora è dividere tra trucchi che non uso e quindi decluttering e non voglio più, perché occupano solo spazio, infatti averli anche nell'armadio mi dà fastidio, tanto non li uso. E poi altra cosa che voglio dividere, quelli che uso più, diciamo che mi piacciono di più, e quelli che devo finire, perché magari stanno finendo, almeno non occupano poi spazio se rimane tanto di prodotto. Magari voglio mettere qui le cose che devo andare a regalare, invece qui le cose che magari voglio utilizzare per finirle. Sicuramente mi terrò questo rossetto di Lancôme ed è un rosso bellissimo, mi piace veramente veramente tanto. Devo andare anche a posizionare i pennelli da tutt'altra parte, almeno così li ho a vista e li posso utilizzare ciascuno per la propria funzione. Ad esempio questo non è un reparto trucchi, ma qui ho appoggiato gli occhiali da sole e dei prodotti nuovi come deodoranti e burro cacao. Quindi direi che questo per ora lo possiamo lasciare così com'è. Sicuramente per ora metterò tra le cose da finire queste. In realtà queste le devo togliere perché non sono ancora da finire. Perché fanno i lavori ora? Sicuramente da finire sono questi quattro. Questo perché praticamente avanza pochissimo. Poi abbiamo questo che in realtà non uso, ma lo voglio finire perché mi dispiace, perché in realtà mi piace. L'unico fatto è che è troppo sull'aranciato. E poi questi sono due mascara Vamp di Pupa che devo andare a finire perché sono quasi, appunto, sono quasi finiti. Penso che ora andrò a vedere le cose che voglio finire, così poi ho fatto questo e basta, tra tutti gli oggetti, e poi posiziono quelli avanzanti tra le cose da buttare e quelle da utilizzare. Questo pure è quasi finito, mascara marrone, lo vado ad utilizzare così lo finisco completamente, magari per le ciglia inferiori. Questa non scrive quasi neanche, cioè devo prima graffiarmi per prescrivere, quindi direi di buttarla. Questo è un correttore praticamente nuovo di NYX perché l'ho usato un paio di volte, solo che non mi piace come fa sulla mia pelle. In realtà lo voglio andare a riprovare e poi vedrò se buttarlo o meno, cioè se regalarlo o meno perché è nuovo. Voglio andare a finire anche questi due gel per le sopracciglia. Ok, allora per ora sono queste le cose che ho praticamente deciso di utilizzare e finire subito. Ora non so se lo modificherò, però comunque per ora abbiamo qui i mascara, due neri e uno marrone. Qui tra sopracciglia, matita nera e altro mascara. Qui abbiamo un fondotinta che io usavo come terra. Ed è a mousse, mi piace in realtà. Gel per le sopracciglia, cioè colora le sopracciglia di Benefit, anche se il colore non mi piace molto perché è questo ed è scurissimo per le mie sopracciglia. Questa è una terra che non vedo l'ora di finire, mi ha dannato l'anima in realtà. Non mi piace neanche molto il colore. Questa è una cipria che è praticamente finita, quindi finiamola.
dei rossetti che si mettono col pennellino, devo trovarne uno. Questo è un blush, in realtà non so se lo voglio finire, ma sì, dai. Poi qui davanti abbiamo due rossetti, sono entrambi Deborah e stanno entrambi finendo, anche se questo non so se me lo metterò, vediamo un po'. E qui invece è il reparto, altri due per le sopracciglia colorate gel, questo è il reparto bronzer e questo è praticamente il correttore che devo finire perché è quasi finito. Probabilmente dopo aggiungerò altro, ma vediamo. Mettiamo da parte per ora le palette, poi le andrò a vedere dopo. Poi le andrò a dividere per categoria, perché così almeno so ad esempio che se ne ho due di queste, sicuro una la regalo e l'altra la terrò. Dimenticata dell'ultimo cofanetto, cioè questo che sono andata a recuperare, e sono praticamente tutte cose per le labbra. Qui ho le matite e qui le finte labbra. L'ultimo invece è vuoto, quindi questo fa parte tra questo e questo. Andiamo a vederli dopo. Dicevo che ho diviso in queste categorie, quindi illuminanti, prodotti labbra luccicosi. Qui i rossetti lipstick, qui matite, qui eyeliner e cose per gli occhi e questo è solo per le, ah no, è cose per le sopracciglia. Invece, qui matite, e invece qui abbiamo diciamo la base. Partendo dagli illuminanti voglio tenermeli tutti perché comunque sono quattro e sono molto belli, mi piacciono. Passando ai lip gloss, sicuramente mi tengo questo di Fenty e questo di Nabla. Poi ieri ho scoperto in realtà, perché è la prima volta che l'ho usato, questo di Marc Jacobs, è un kit. E sarebbe questo qui, lo voglio assolutamente tenere, è bellissimo e dura un sacco. Questo lo voglio tenere perché è tipo un olio per le labbra, mi piace. Invece questo qui probabilmente darò via quest'altro. Sicuramente io avevo altri prodotti labbra che probabilmente ho lasciato a Milano perché ricordo ad esempio di MAC, aveva il lucidalabbra che ora non c'è. Ora andiamo a vedere tra le matite labbra, quindi vado a prendere anche quest'altro. Questo pure è un rossetto lip gloss, devo vedere in realtà solo questo colore perché non so se mi piace, forse è troppo acceso. Non lo so, lo devo vedere indossato, non me lo ricordo addosso, ma lo proverò. Queste sono quindi tutte le matite labbra che ho, almeno per ora, così sembrerebbe. Sicuramente questa mi voglio tenere e questa perché sono veramente belle, a me piace un sacco il nude. Queste due idem sono matitoni e sono veramente veramente belli. Questo in realtà lo voglio dar via perché da una parte è rossetto, dall'altra parte è matita, però non mi piace. Cioè, sono in realtà una bella formula, l'unico fatto è che non mi piace il colore, è troppo troppo acceso. Quindi, via. Queste sono due matite uguali e sono le mie preferite, una tra le mie preferite, quindi non voglio dar via nessuna e terrò questa più piccola da usare, invece quest'altra da conservare e prendere quando finirà questa. I mini di Huda non mi piacciono per niente, questi sono i colori, ma non mi piacciono proprio su, cioè seccano troppo, non mi piacciono sulle labbra, quindi le darò via. Finito anche il reparto labbra. Anzi, no, mancano ancora questi. Mancano questi. Ok, andiamo avanti. Questo ricordo sa di Big Bubble. Mamma mia, una maniera incredibile. È un rosso anche intenso. Però probabilmente lo regalerò perché la Big Bubble, lui della Big Bubble non mi piace. Questa è
tessuto nero che ho sempre voluto, però ora ovviamente non lo utilizzo. Non so se tenerlo, dai, vabbè. Ho ufficialmente finito le labbra. Prima di andare a vedere le palette, ho praticamente selezionato da ciascuno di questi reparti altri prodotti. Qui ho messo quelli da regalare, virgola, buttare, barra. Invece qui ho selezionato dei prodotti che magari voglio andare a finire, così me li tolgo dai piedi. Vabbè, ovviamente tranne questo perché lo utilizzo ogni giorno ed è tipo base da illuminante, base di qualsiasi cosa che vuole essere molto gloomy. Queste sono due matite labbra, correttore che voglio finire dopo di questo e almeno andarlo a provare se nel caso lo vado a regalare, e invece questo è un'altra tinta labbra. Questa in realtà è una cipria, è un bronzer di H&M, è carino ma lo voglio andare a finire perché è sempre troppo aranciato, voglio qualcosa di più freddo. Passiamo agli occhi, ho tutte queste palette, allora vediamo un po'. In realtà ad esempio questa palette non colora, però mi piace molto questo colore che è brillantinato tipo con illuminante. Io voglio liberarmi di questa palette che, come potete vedere, fa veramente pietà perché è tutta sbriciolata, mi è arrivata proprio così e io non lo so, mi spiace buttarla, infatti la voglio utilizzare per qualcosina, ma non so perché è veramente tanto il prodotto che c'è qui dentro. Quindi diciamo che la voglio mettere tra le cose che devo utilizzare subito e finire magari. Invece tutte queste altre palette le voglio tenere perché mi piacciono tantissimo. Penso di aver finito qui il decluttering, iniziamo a sistemarli. Inizierò da questa scatoletta di latta. Se avete visto l'altro mio video quando organizzavo il make up, comunque qui metto i miei trucchi giornalieri. Tra tutti i trucchi di prima ho selezionato queste cose che sono quelle abbastanza nuove o a doppione, quindi ho lasciato quelle da usare tra le altre. Comunque, cioè, se avete la possibilità di usare o comprarvi uno di questi, è il rossetto matte di Fenty Beauty, e wow, c'è una cosa assurda, io pensavo che neanche il colore mi piacesse, in realtà è stupendo, ha una consistenza assurda, cioè è uno dei miei preferiti, insieme a quelli di Marc Jacobs, sono veramente bellissimi. Altra cosa mia preferita è questo, compreso quello di Marc Jacobs, questo di Nabla, ed è un lip gloss colorato, bellissimo. Anzi, sai cosa? Andrò a mettere a regalare questo rossetto nero. Ultimamente la mia macchinetta dà problemi e infatti ho interrotto il video quando stavo andando a finire di completare questa. Meno male perché poi non ho più fatto altro. Ora però vi illustro velocemente. Questo è il cofanetto, quello di latta che andavo a utilizzare per tutti i trucchi di quotidiani. E qui ho prodotti per occhi e pennelli. Qui prodotti labbra, qui mini profumi che andrò a posizionare nel bagno. Illuminante, piegaciglia, cipria e due ombretti. Questi però li voglio andare a utilizzare dopo di questi, perché voglio andare a finire questa palette di Kylie, ma non penso la riuscirò a finire, nel caso la butterò, perché proprio non si può regalare data la condizione. Questi sono altri trucchi che però voglio andare a finire al più presto, quindi li posizionerò sul bagno a fianco al lavandino, almeno così li vedo e dicono utilizzami. Poi ho praticamente completato questa parte con i rossetti che mi erano avanzati, qui tinte labbra barra rossetti lipstick e qui rossi, invece qui quelli nude. Altro cofanetto simile a quest'altro è invece questo che ha cassetti più grandi e qui metto le cose nuove barra quelle che voglio utilizzare più tardi perché appunto sono più nuove e devo andare a finire prima gli altri prodotti. Queste due invece sono vuote e le andrò a dare a mia madre, le ho liberate tutte. Qui ho messo invece palette occhi, kit mini per quando viaggerò, ma in realtà questo mi piace tantissimo, da utilizzare anche tutti i giorni. Penso mi prenderò anche la versione maxi, aiuto,
altri pennelli che non so che farmene è una confezione di lentine che non sono più la mia gradazione perché mi serve solo per la marca. E qui, ultimo ma non meno importante, sono le cose che devo andare a regalare. Abbiamo un blush quasi nuovo di L'Oreal, una palettina di Wycon, tanti rossetti, tra cui tanti di Kylie Jenner che non mi piacciono perché seccano molto sulle labbra e quindi fanno le labbra secchissime, quindi no. E altre matite barra rossetti. C'è anche un lip gloss di Kiko. E finisce qui il mio decluttering. Diciamo in realtà che ho liberato molto, mi aspettavo molti più trucchi di avere, perché li ho, mi ricordo di avere altri trucchi, ma non li trovo, quindi li avrò lasciati sicuramente a Milano o non so dove si sono andati a perdere. Siamo nel mio bagno, come potete vedere, e qui accanto al lavandino ho posizionato i trucchi che devo usare, compresa la palette. Invece nel tiretto qui ho questa, la scatola di latta che andrò a chiudere con il coperchio, e poi qui invece il cofanetto con tutti i cioè con tutti i trucchi labbra, rossetti e tinte labbra. Ora tocca andarmi a struccare tutta questa bella manina colorata e poi ci vediamo per le conclusioni. Scusate tanto se sentite un attimo i rumori di sottofondo, ma mi sono dimenticata di fare l'outro, quindi di salutarvi. E se il video vi è piaciuto lasciate un piccolo like e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo con un nuovo video. Baci! Grazie se siete arrivati alla fine. Di seguito vi lascio altri due video che vi potrebbero interessare.